Impresa della SIR che ribalta Milano in gara 3, si aggiudica l'accesso alle semifinali dei playoff di Superlega contro Monza. Sarà questa la prossima avversaria, almeno ai playoff, ma adesso ci si prepara a quella che sarà la vera impresa, si spera, per i Black Devils, ovvero vincere nuovamente 4 set nel ritorno di Champions League contro Trentino dopo la sconfitta nella gara d'andata. Si gioca mercoledì, la vittoria di ieri sera si spera possa essere un viatico per questo nuovo appuntamento europeo. Andiamo a vedere cosa è successo e a seguire le interviste realizzate per noi da Giancarlo Pacini. Come contro Modena in Champions League, alla SIR servono 3 partite per qualificarsi alle semifinali scudetto. Dopo lo spavento di una settimana fa al Palabarton, la squadra di Einen passa alle semifinali battendo Milano in gara 3. Ora sulla strada dei Black Devils ci sarà Monza con gara 1 in programma sabato prossimo alle 20:15 al Palabarton. È finita 3-0 contro Milano in una partita in cui i Black Devils hanno fatto capire sin da subito che sarebbe stato difficile agli avversari ripetere l'esploit di una settimana fa. Emblematico il primo set concluso 25-14, nonostante un Leon che lascia la scena, Taylor Steplotnitsky, più equilibrato il secondo parziale dove Milano si è portata anche sul 18-20, ma nel momento decisivo la SIR non si è disunita facendo leva su Leon e Taylor Steplotnitsky, ha chiuso 25-23. Sul doppio vantaggio la squadra perugina ha viaggiato sul veluto almeno per 3/4 del terzo set, dove si è ritrovata sul 21-15. Milano ha provato a rientrare, ma il divario era oramai incolmabile e così il set si è concluso 25-22. Nella SIR miglior realizzatore Taylor Horst con 19 punti, 12 per Leon, 9 per Sole Plotnitsky. Sì, diciamo che ci stiamo trovando ad affrontare troppi momenti complicati. E siamo bravi a reagire, ma dobbiamo imparare a reagire anche all'interno della stessa gara, non solo nella gara dopo, perché sì, è andata bene fino adesso, ma non può essere sempre così. Partita vera, sapevamo che era dura e che loro venivano qua consapevoli di potercela fare, perché già ce l'hanno fatto una volta, ci hanno messo in grosse difficoltà là e quindi sì, andiamo avanti una partita alla volta. Beh, diciamo, il fatto di vederla a Verona questa, diciamo, Champions League, non è possibile, diciamo, pensare che di lasciarla andare così. Noi non possiamo farla scappare, dobbiamo vincere mercoledì contro e convincere contro Trento, perché noi meritiamo. Questa società, questa squadra, per come è stata costruita, è assolutamente una squadra che merita di andare a Verona a giocarsi, diciamo, la finale di Champions.